grazie veramente di cuore, benvenuti. È un privilegio per me essere qui, aprire questo congresso e poter condividere insieme a tutti gli ospiti internazionali, il presidente Ian Lyons e tutto il suo team, e gli ospiti dalla Spagna, Esteban, questa meravigliosa possibilità di condividere, perché poi si tratta solamente di portare a conoscenza e condividere quello che noi possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone. E di solito faccio una presentazione, ma molti di voi hanno già visto la mia presentazione, però volevo soffermarmi su alcuni passaggi e quello che non ho mai fatto, leggere qualcosa, una mia riflessione. Questo corso internazionale su epigenetica, biofisica, nutrizione e nutraceutica parte dalla consapevolezza. Pensate che 24-25 anni fa, il sogno iniziò nel 1996 di cambiare la mia vita, poi dopo, alcuni di voi lo sanno, nel 97 ho fatto un incidente e poi di lì decisi di cambiare la mia vita. Nel 99 iniziai a cercare di capire come poter far conoscere al meglio il self-food, lo conoscete tutti voi il self-food, che mi cambiò la vita dopo un incidente stradale. Ho detto, come posso fare? E allora, leggendo, avevo conosciuto che c'era l'Expo Salute di Milano. Chi se lo ricorda l'Expo Salute di Milano? Chi si ricorda, no? E poi il Sana dei tempi Sana, cioè quando il Sana era il Sana. E iniziavano le prime conferenze con questa visione di dire, come posso fare? E pensate che vedevo gli altri come cosa facevano, quindi dicevo, beh, allora questo può funzionare. La cosa migliore è dire, iniziamo a condividere e unire le forze con i professionisti, quindi con gli esperti del settore. Contattai tutti i più importanti, come sapete, medici che si occupavano di medicina integrata, perché poi a volte bussavo alla porta di alcuni medici, no? E dicevano, torni quando c'ha qualcosa di più intelligente da propormi. Quindi questa è la risposta. Però è stata qualcosa di straordinario questo cammino, e quindi voglio veramente ringraziarvi dal profondo del cuore di essere qua, per aver compreso quanto sia importante unire le forze per aiutare veramente le persone a vivere meglio. Perché unire i puntini, no? Unire i puntini da tutte quelle che sono le cause e le concause che poi fanno ammalare le persone. Come sapete, domani sarà un'altra giornata straordinaria, perché domani ci sarà il tributo a Sergio Stagnaro, uno dei più grandi clinici che ho avuto l'onore di conoscere personalmente dal 2009, poi vi racconterò domani per chi ci sarà come andò la storia. È veramente qualcosa di straordinario. Quindi lui mi ha fatto capire quanto sia importante ritornare alla clinica. Quello che manca, secondo me, è che non si può, no, curare per telefono o per così, siccome ho studiato questo, allora tu devi fare questo. Penso che ci sia tra questo e il punto di arrivo ci sia un mare enorme di opportunità per aiutare le persone. E penso che questo vada riscoperto, riattivato, insegnato, ma soprattutto condiviso. E quindi ecco che domani ci sarà il tributo a Sergio Stagnaro, dalla cellula all'anima. Pensate, questo titolo che ormai è un mantra dall'anno scorso, la medicina mitocondriale nell'era dell'epigenetica. Allora, vi introduco questa giornata con un video. Avete mai sentito parlare della scienza dei sistemi viventi? Tutti i sistemi viventi sono rinvigoriti dall'acqua e dai nutrimenti. Ma è il sistema stesso ad essere formato da materia che compone le strutture fisiche, la più piccola delle quali è l'atomo. Gli scienziati che hanno ricercato da cosa sono creati gli atomi
hanno capito che sono plasmati da particelle più piccole di quelle subatomiche, energia vibrazionale e spazio. Lo spazio, infatti, non è vuoto. Lo spazio è composto da legami interattivi di energia che collegano l'universo e permettono uno scambio di informazioni energetiche. Gli scienziati hanno scoperto che l'energia esiste anche nei fotoni, che a loro volta contengono frequenze ricche di informazioni e vibrazioni all'interno di un campo risonante. Ciò significa che anche la luce è prodotta da particelle fisiche ed energia vibrazionale racchiuse all'interno di un campo contenuto. Il flusso di informazioni dentro questo campo è la comunicazione, che influisce su tutte le energie vibrazionali viventi e di conseguenza agisce sull'intera materia attraverso le risonanze, generando così un effetto sulle particelle fisiche che costituiscono le cellule e a loro volta i sistemi viventi. Infatti, l'energia condiziona la materia con un'efficienza 100 volte maggiore rispetto a quanto la materia non influenzi un'altra materia. Ciò significa che possiamo ottimizzare lo stato fisico del corpo umano dominando l'energia vibrazionale delle cellule, l'energia naturale del cibo e dell'acqua. L'espressione genetica incide sulla fisiologia quotidiana. Tale processo dipende dall'energia vibrazionale attraverso la decodifica del nutrimento, dell'acqua, dei segnali ambientali, sia benigni sia maligni. Questi orientamenti ambientali permettono alle cellule di comunicare tra loro e con tutto il sistema vivente da cui provengono. Gli scienziati collegano questo fenomeno all'epigenetica. Le fondamenta principali dell'epigenetica ci hanno fornito una visione d'insieme che ha consentito a Cell Wellbeing di sviluppare una tecnologia per ottimizzare i sistemi viventi. Questo nuovo approccio al benessere è completamente sano, naturale ed efficiente e si basa sull'epigenetica, così come sulla meccanica quantistica. Scopri il tuo personale trattamento epigenetico oggi. Richiedi il report. Ecco, richiedi il report. Se qualcuno di voi non l'ha mai fatto, il test epigenetico, può prenotarsi e può fare provare il test fuori. Naturalmente prendete il biglietto perché siamo tanti. Comunque sono in tre, fanno abbastanza veloci. E quindi vi abbiamo messo a disposizione anche un test in omaggio per chi non l'ha mai fatto, per provare e toccare con mano questa meraviglia di opportunità di capire cosa abbiamo bisogno. Domani poi ci sarà la presentazione di questo meraviglioso libro che è sulla fibromialgia, e quindi ringrazio il mio amico Francesco Garritano per avermi coinvolto e avermi dato la possibilità di scrivere un capitolo insieme a lui. Grazie Francesco. Allora, non sono abituato a fare una presentazione leggendo, ok? Però ho fatto una riflessione, l'ho scritta e ve la voglio leggere. Sicuramente non posso far altro che complimentarvi con voi per quello che fate ogni giorno con i vostri pazienti e nell'impegno che ognuno di voi ha per formarsi, per aggiornarsi, e questa è un'occasione straordinaria di stare assieme. Però questa giornata, questo evento meraviglioso è un'opportunità per tutti noi di condivisione, di apprendimento, di confronto, ma soprattutto di crescita. Qual è la vera mission di un medico, di un biologo, di un farmacista, di un operatore sanitario? Contribuire al benessere dell'umanità, a mio avviso. Prevenire le malattie, curare le persone, evitare la sofferenza,
evitare la sofferenza, perché quando ci si ha mala è tardi. Evitare i danni da inquinamento, gestire le emozioni e lo stress, migliorare la funzionalità e la salute delle cellule. Non è forse vero che da sempre si discute e ci si confronta su cosa sarebbe meglio mangiare, cosa sarebbe meglio integrare e perché dobbiamo integrare? Cosa bere, respirare? E cosa dire del movimento ottimale? Perché non vengono messi assieme tutti questi puntini, tutte queste informazioni, questi fattori, quando siamo davanti a una persona che ha bisogno di aiuto? Oggi la scienza ci offre una tecnologia tanto meravigliosa e rivoluzionaria quanto semplice da usare, a supporto di tutti gli operatori sanitari che vogliono migliorare la diagnosi e fare vera prevenzione. La nuova e rivoluzionaria tecnologia S-Drive può dare informazioni che consentono di tracciare il quadro clinico in profondità, conoscere quei fattori chiave che possono danneggiare o contribuire alla salute delle cellule, individuando le azioni necessarie per prevenire l'invecchiamento, suggerire con i nutrienti di cui il paziente ha bisogno e scoprire le cause delle carenze stesse o i danni legati alla presenza di inquinanti. Quanto è importante questo in un approccio clinico integrato? Sarete d'accordo con me nell'affermare che ogni giorno il medico o il professionista, secondo la sua specifica formazione e esperienza, da indicazioni per migliorare il sistema gastrointestinale, immunitario, cardiocircolatorio, per migliorare il metabolismo e quindi indicare la migliore via per un sano stile di vita. Ma lo fa veramente in modo individuale e centrato sulla persona? E se ci fosse veramente la possibilità di conoscere tutti questi fattori, quante persone sarebbero interessate? Ma quanti professionisti medici potrebbero veramente, insieme a tutto quello che già abbiamo, dall'analisi del sangue alla diagnostica strumentale, c'è tutto. Però c'è un anello mancante che a mio avviso può fare una grande differenza e si chiama prevenzione, la prevenzione preprimaria e primaria, migliorare la qualità della vita. Oggi finalmente c'è questo strumento in grado di dare un supporto funzionale alla profondità dell'anamnesi, veloce, sicuro, non invasivo. Penso che oggi la vera differenza la facciano gli uomini e la formazione, la condivisione, l'esperienza clinica e l'importanza di esserci. Oggi siamo qui a condividere questa esperienza, a conoscere quello che possiamo fare insieme, conoscere quello che possiamo fare insieme. Sicuramente S-Drive è uno degli strumenti che diventeranno indispensabili per un approccio clinico integrato, rivoluzionario, coerente e consapevole di quelle che sono le sfide che dovremo affrontare per migliorare la qualità della vita personale e delle future generazioni. Perché se non partiamo da noi stessi, non possiamo dare l'esempio. Un investimento importante per quel fattore troppo spesso sottovalutato, la nostra salute. La formazione oggi è indispensabile per offrire un servizio ottimale e personalizzato al cliente paziente. E quindi grazie veramente di cuore per condividere questo sogno diventato realtà. Grazie di cuore. E gli argomenti di cui discuteremo questa meravigliosa giornata li conoscete, però sono tutti quei fattori che devono essere messi assieme. Dobbiamo, ognuno di noi, unire i puntini e conoscere questo approccio clinico integrato dalla epigenetica, la quantistica, i campi elettromagnetici, i disturbi nel neurosviluppo, la formazione continua. E a proposito di formazione, ricordatevi
non so se lo sapete, ma da 5 anni facciamo una scuola di alta formazione veramente che sta facendo la differenza, che è proprio dove c'è questa condivisione, non voglio dire insegnamento perché si può solo scoprire e motivare e incoraggiare per continuare a studiare. Perché vogliamo partire di qua, come mi insegna sempre Simona, Simona Nava. Dobbiamo partire di qua, dobbiamo tutelare quello che stiamo facendo ai nostri ragazzi e al nostro futuro, perché se noi, se è vero che questo porta così tante informazioni dentro un'altra cellula dove ci sono tante altre informazioni, e se è vero che la nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule, io mi chiedo e vi chiedo cosa stiamo facendo per tutelare questa strage degli innocenti. Cosa stiamo facendo? Ve lo dico io. Zero. La raccolta differenziata? E allora, se vi chiedo quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento, lo sapete. Non voglio fare una presentazione, ma voglio darvi dei spunti di riflessione. Perché in questo acquario, dove vivono le nostre cellule quando sono dentro al nostro corpo, come mesenchima, tessuto connettivo, matrice cellulare, questo acquario oggi è così. I nostri figli vivono e buttano dentro al loro corpo queste tossine continuamente, sì o no? E noi anche, inconsapevoli o consapevoli. Ma come si fa a leggere una proposta degli andrologi che propongono ai ragazzi di 18 anni di conservare il seme? Capite dove siamo arrivati? Questa è la realtà, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Perché la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. La vita è urgente, è già passato questo momento. E facevo una riflessione. Però gliela devo questa dedica a un ragazzo del nostro paese di 16 anni che è morto tra le braccia di mia moglie, di Manuela, 3 giorni fa. È veramente urgente la vita. Un ragazzo di 16 anni che è inciampato, è cascato per gioco così, ha battuto la testa, non c'è più. Quanto è urgente la vita? Urgentissima. E questo deve essere ancora più importante da consapevolizzare. E quindi voglio dedicare questa giornata a Gabriel, questo ragazzo che purtroppo non c'è più. Questa è la nostra meravigliosa, straordinaria, vi assicuro, unica scuola di alta formazione, che partirà il 14 e 15 ottobre con tutti i relatori che poi vedrete, con il comitato scientifico, eccetera. Ma voi pensate quanto sia bello per un professionista, un medico, avere dei report personalizzati, specifici, centrati sulla persona per capire cosa fare? Naturalmente poi ci sono le analisi, c'è tutto il resto, ma pensate, 12 minuti arriva un report di 36 pagine personalizzato su quella persona, perché non abbiamo, nessuno di noi ha la sfera magica, però sapere cosa stia danneggiando la persona è fondamentale, sapere cosa stia accadendo a livello intracellulare è fondamentale. E penso che avere dei report personalizzati ancora di più, oggi vedremo con Esteban l'esperienza clinica nel mondo dello sport, e pensate tutti i sistemi che voi pensate, sicuramente ha un problema sul metabolismo degli zuccheri, lui ve lo dice che c'è un problema del metabolismo degli zuccheri, non è un'intuizione, ve lo dice se ha o non ha un problema del metabolismo degli zuccheri, quindi capire tutti i sistemi, quelli che, di cui dobbiamo porre attenzione, perché siamo fatti di cellule, le patologie iniziano a livello cellulare,
E quando la cellula è malata, già a livello, e domani ne parleremo, sulle malattie a livello mitocondriale, dinamiche mitocondriali, i reali rischi congeniti, le costituzioni della nascita, dopo è troppo tardi. Ecco perché dobbiamo intervenire prima, per sapere come rimettere in moto il motore mitocondriale, per dare il giusto apporto di ossigeno, per conoscere quei fattori importantissimi che possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi il ruolo delle vitamine, dei minerali, il danno ambientale lo vedremo in questi giorni. Ma è possibile che non teniamo conto che non oltre le gambe c'è di più, o c'è oltre alla nutrizione c'è di più, c'è il fatto che sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, metalli tossici non ne tengono conto. Guardate, la metabolomica è una cosa straordinaria, la conoscete, no? Sicuramente qualcuno di voi la fa, è fantastica, ok. Però dovete, se volete fare la lipidomica, dovete fare tutti questi esami, sì o no? Sì o no? Sì? Quanto costano? Bene. Avete per caso poi, dopo i costi, le cause che hanno creato quei metabolismi, quei metaboliti? No. Poi, questo non è detto che questo non va fatto, ma devo capire poi da lì perché c'è questo problema. Grazie. Perché c'è questo problema? Perché devo parlare non delle malattie, ma di prevenzione. Devo incominciare a dire, guarda, gli inquinanti lavorano sulla metilazione del DNA e questa è ricerca scientifica. E sta accorciando la vita dei telomeri già in gravidanza sulla rimetilazione del DNA, il controllo dell'omocisteina. Beh, gli scienziati, io non vado su, non voglio fare una relazione. Però, guardate, questo è un documento ufficiale dell'ISDE che ti dice che tutti questi fattori aumentano lo stress nitrosativo e ossidativo. Come fate a mappare quei fattori? Come fate? Come facciamo? E quindi dal DNA non è il tuo destino all'infiammazione. Ed ecco che noi possiamo fare molto. Ma potete fargli cambiare città, casa, lavoro alle persone? No. Capite quanto sia importante questo test? E poi l'orologio, i ritmi sonnoveglia, le malattie, sì, sono anche così. Però a parte tutto quello che è l'impatto ambientale, che conoscete bene, lo vedrete in queste relazioni straordinarie che faremo, guardate, l'ospedale in Germania ha detto di togliere i cellulari alle persone, e cellulari e wifi, campi elettromagnetici, ai ragazzi di questi ospedali, no? Che andranno che vengono ospitati in questi ospedali. L'esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzati, per cui l'installazione di interruttori automatici e il divieto di utilizzare i telefoni cellulari negli ospedali. E nelle case cosa stiamo facendo noi? E negli hotel? Capite? È veramente una pandemia, è un allarme sociale. Contano per i tumori, conta l'epigenetica, ma conta per tutto. Conta il fatto di quello che farai qua, e lo vedremo poi in questi giorni. Quindi, cosa vogliamo fare? Vaccinare il pesce o pulire la vasca? Ogni riferimento è puramente casuale. Ecco perché. Poi a volte io dico, scusate, ma è importante l'epigenetica? Sì. Ma sai, l'epigenetica è solo quella che vedi modificando l'mRNA, giusto? Allora tu mi stai dicendo che se io vedo il danno delle modificazioni epigenetiche a livello di metilazione dell'mRNA, modificazione della cromatina, quello ha un valore e quindi ho contato un malato, giusto? Questo è un malato. Invece se io ti parlo del fatto che quei fattori che tu hai visto che stanno danneggiando l'mRNA possono poi danneggiare l'mRNA, quello non ha valore? È assurdo, no? L'epigenetica deve essere per evitare la strage degli innocenti. Se tu mi dici questo, se studi che tutto questo sta danneggiando, se io so che ti fa male,
Te lo tolgo, sì o no? Spiegatemi questa cosa perché non la capisco. Io vado a dire, ma no, l'epigenetica è solo quella che vede i danni. Scusa, non ci siamo. Noi dobbiamo evitare le malattie. Quindi ecco questi report, perché anche quello su pelle, capelli e unghie è straordinario. Ecco la vera rivoluzione epigenetica biofisica. Poi il professor Spaggiari ci parlerà dell'elettrocardiogramma, il cardiogramma, il magnetocardiogramma. Però quello che voglio dire è questo. Già noi sappiamo che ci sia una lunghezza d'onda, uno spettro che corrisponde alla frequenza di una sostanza. Se conosciamo quella frequenza vibrazionale, risaliamo alla sostanza. S-Drive fa questo. È uno spettrometro delle sostanze che troviamo dove? Nel bulbo del capello. Sì, finito. E quindi tutto quello che è il biomarker straordinario, che è il bulbo del capello, che contiene tutte queste informazioni, perfino la NASA ci dice che è fondamentale per la salute, anche sui disturbi psichiatrici. Allora concludo dicendo che, a parte riproporvi la scuola di alta formazione, l'invito a iscrivervi, e poi solo in questi due giorni c'è una promozione, solo in questi due giorni, cioè mi sembra il 50% per chi è qui. Dobbiamo incominciare a farci una bellissima libreria che permette veramente a questa questa diga di essere mantenuta salda, questa cultura, questa preziosa cultura che deve essere tutelata. E quindi non smetterò mai di dire che dobbiamo leggere continuamente. Quando è l'ultima volta che avete letto un libro? Ah, siete bravi voi, bravi. Quanti libri a settimana, quanti libri al mese, quanti libri l'anno? La legge dei libri è fondamentale. Vi lascio con questo messaggio. L'intelligenza senza amore ti fa perverso, la giustizia senza amore ti fa implacabile, la diplomazia senza amore ti fa ipocrita, il successo senza amore ti fa arrogante, la ricchezza senza amore ti fa avaro, la povertà senza amore ti fa orgoglioso, la sottomissione senza amore ti fa servile, la bellezza senza amore ti fa ridicolo, l'autorità senza amore ti fa tiranno, il lavoro senza amore ti fa schiavo, le parole senza amore ti fanno introvertito. È un introverso. La legge senza amore ti soggioga, la politica senza amore ti fa egoista, la fede senza amore ti fa fanatico, la croce senza amore rappresenta la tortura, ma soprattutto la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore. Thank you. Grazie.